che ha organizzato questo ciclo di lettura del Capitale insieme a Riccardo Bellofiore, che è qui alla mia destra. E Noi Restiamo in realtà nasce come campagna nazionale l'anno scorso ed è appunto in questo momento presente come gruppo sia a Torino che a Bologna, ed è composto da giovani, studenti, studentesse, lavoratori e lavoratrici, nell'ambito, diciamo, del percorso di Noi Restiamo. Oltre a una serie di partecipazioni e di azioni sociali, c'è anche un momento che noi riteniamo importante, che è quello della formazione. Per questo motivo abbiamo deciso di, tra le altre cose, provare a iniziare questo percorso di lettura sul testo del Capitale di Marx, che, come abbiamo scritto nell'introduzione che forse alcuni di voi hanno letto, noi riteniamo essere comunque un testo ancora attuale per l'analisi e la lettura del reale. Chiudo brevemente dicendo soltanto che primo, il gruppo, per chi fosse interessato, si ritrova settimanalmente. Le riunioni sono segnalate sul nostro profilo Facebook, cercate su Facebook Noi Restiamo Torino e ci trovate, o ci potete contattare via email a noirestiamotorino@gmail.com. Tra le prossime iniziative che organizziamo, molto importante dal punto di vista di autofinanziamento, è la festa di domani, che forse alcuni di voi avranno visto perché abbiamo pubblicizzato sull'evento di Facebook. È una festa in cui, che comincia a partire dalle ore 7:30 e va avanti tutta la sera. È in San Salvario, se qualcuno mi dà l'indirizzo adesso. Sant'Anselmo 27. Via Sant'Anselmo 27, nella sede dell'associazione ASAI. Ci sarà da mangiare, ci sarà la musica, c'è il biliardino gratis, pensateci. L'altro appuntamento, di carattere invece sempre teorico, il 19 ottobre, in una via, via Campana. In via Campana 28, che è sempre in pieno San Salvario, in una sede della circoscrizione di San Salvario, avremo l'incontro nazionale della campagna Noi Restiamo, in cui interverranno tra gli altri Giorgio Gattei, Emilio Padrelli, Carlo Formenti e Marco Santopadre di Contropiano. L'incontro partirà alle 2 del pomeriggio e anche secondo me anche questo, insomma, per chi è interessato, diciamo, a questo tipo di lettura che proponiamo, è sicuramente un appuntamento importante a cui invito a partecipare. E a questo punto sempre chi fosse interessato, c'è un foglio qui sulla scrivania, magari dopo lo poniamo in una posizione più comoda, in cui si possono lasciare le email per ricevere appunto le informazioni sulle prossime iniziative. Ultima cosa di carattere organizzativo: con Riccardo abbiamo cercato di delineare un ciclo, diciamo un calendario delle prossime letture. Allora, sappiamo che le date non potranno diciamo, soddisfare tutti, ma essendo in tanti questo diciamo, è naturale, e peraltro sapete che Riccardo viaggia da Bergamo a Torino e inoltre ha anche un lavoro e quindi giustamente ha un'agenda un po' piena. Per cui forse possiamo dare adesso la prossima data, che è direi il 27 ottobre, se non sbaglio, ci possiamo andare sul cellulare. Dopo vi confermo la data del 27 ottobre. L'orario, se riusciamo, lo sposteremo un poco più avanti, di modo da permettere, quindi adesso vedremo se alle 18 o addirittura un po' dopo, perché sappiamo che c'è gente che lavora e sappiamo che c'è gente che lavora anche più tardi delle 5, di conseguenza anche questa cosa cercheremo un attimo di sistemarla. Comunque, anche per le informazioni sul prossimo incontro, per cui ripeto la data è quella, vi consiglio di, o se avete Facebook, controllare su Facebook il nostro profilo o quello di Riccardo. 24 ottobre, ok, che è un venerdì, ok. E il profilo Facebook nostro o di Riccardo Bellofiore e Giovanna Vertova, che si chiama Economisti di Classe, Riccardo Bellofiore e Giovanna Vertova, oppure ancora una volta ci contattate via email, manderemo ovviamente la mail con tutte le specifiche sul luogo, sull'orario preciso e la conferma dell'incontro all'indirizzare email, quindi la cosa che vi consiglio di fare, perché è la cosa più efficiente, è lasciare l'email. Io direi che ho finito e quindi lascio la parola a Riccardo e iniziamo. Chiedo solo se ci siamo con la registrazione.
chiamo Torino e Vincenzo Maccarrone che mi ha placcato per un po' di tempo per organizzare questa iniziativa. È un'iniziativa che devo confessare a me fa molto piacere anche per ragioni personali ed emotive. Io ho studiato giurisprudenza e a un certo punto mi sono spostato sugli studi di economia, laureandomi in giurisprudenza. La ragione è stata che nel 1973-74 ho seguito un corso di Claudio Napoleoni. Poi ne ho seguiti vari altri, ho raccolto le sbobinature, perché allora si registrava e si sbobinava costantemente, degli anni precedenti. Claudio Napoleoni aveva da pochissimo pubblicato un libro che è peraltro un'ottima introduzione a Marx, che si chiama Lezioni sul capitolo sesto inedito. E come molte cose invecchiato, ma è ancora un riferimento utile. Da allora, benché io sia rimasto, diciamo così, solo dentro gli studi su Marx, Marx è rimasto, come mi è stato segnalato qualche giorno fa, una sorta di balena bianca per me. Io in genere gli autori li studio, a un certo punto mi stacco. Nel caso di Marx non ci sono mai riuscito e quindi torno ripetutamente a leggerlo. Un'occasione è stata 10 anni fa, il fatto che alcuni giovani non studenti di economia a Bergamo mi chiesero una cosa singolare per l'epoca. Mi dissero: vogliamo leggere un testo importante, potrebbe essere Freud, potrebbe essere la logica di Hegel, potrebbe essere tante cose, magari il Capitale, e vorremmo leggerlo lentamente, con attenzione, e mi chiesero addirittura, cosa ancora più singolare, un rapporto asimmetrico, cioè in cui io gestivo in una forma, diciamo, non cattivamente gerarchica, ma con autorevolezza, si direbbe, il gruppo. Io credo che non se ne siano pentiti, perché ci abbiamo messo 9 anni a finire il Capitale, quindi la lettura lenta è stata lenta. Il primo libro ci vedevamo molto spesso, i libri successivi meno. La lettura è durata 3 anni. Io li ho usati per costringermi a una lettura molto attenta anche dell'originale tedesco. Qui c'è una cosa paradossale che rivelo: io non sono tedesco, ho studiato anche tedesco tutti 2 anni, però sono in grado, confrontando le traduzioni e con un po' di aiuti per l'esperienza e le letture, di orientarmi anche nell'originale tedesco. Come dirò successivamente, questo è ormai, credo, un punto fondamentale. Ultima data che vorrei ricordare è quella in cui si svolge questo corso, questo ciclo di lezioni che sono stati definiti, ed è il 2014, fanno 150 anni dalla fondazione della prima internazionale, per cui Marx scrisse l'indirizzo e pronunciò l'indirizzo inaugurale. Io dovrei, insomma, è tradizione in questi casi fare una introduzione alle lezioni. Io la farò, ma la più sintetica possibile. Darò per scontata la conoscenza della biografia di Karl Marx. Vi posso suggerire 2 libri, non perché siano necessariamente migliori, ma come dire, hanno delle qualità che li fanno consigliare. Uno è tradotto in italiano di questo giornalista Francis Wynn, Karl Marx, Una vita, e poi ce n'è un altro uscito in inglese, non so se sia stato tradotto in italiano,
di Mary Gabriel, che si chiama Love and Capital. L'elemento caratteristico di questa biografia è che è la biografia insieme di Carl e Jenny von Westphalen, che ha avuto la fortuna o forse il destino di sposare Karl Marx. Sul terreno biografico dico solo una cosa: può sembrare paradossale, ma i momenti di concretizzazione degli studi economici di Marx sono stati legati ai momenti di grave crisi del capitalismo e ai momenti di attivismo politico da parte di Marx. Marx scriverà il primo testo, i primi quaderni da cui nasce la storia del capitale nel 1857-58. Aveva iniziato a studiare economia seriamente in esilio a Londra nel 1850. Perché lo fa? Perché è scoppiata forse la prima grande crisi finanziaria. Alcuni hanno paragonato quella del 2007-2008 a varie altre crisi. C'è stato chi l'ha paragonata o l'ha riportata a quella del 1857-58, e come lui scrive ad Engels, forse è caso che metta giù le mie idee, purtroppo c'è il rischio, adesso la metto un po' con parole mie scherzose, che l'oggetto di miei studi se ne vada a carte 48, come lui sperava. La fase di pubblicazione del primo libro del Capitale corrisponde più o meno alla vita della prima internazionale, appunto gli anni 60, i primissimi anni 70, in cui anche Marx scrive la guerra civile in Francia come membro dell'internazionale. Dico solo altre due cose, due o tre, diciamo così. Suggerisco un libro, cioè una traduzione del Capitale, e seguirò questa traduzione, poi tornerò sul problema. Questa traduzione è quella recente di Roberto Fineschi per La Città del Sole, in due tomi. È un libro costoso e difficilissimo da recuperare, forse ce n'è uno all'Università di Torino. Consiglio questo libro perché è una buona traduzione, come dirò fra un attimo. Il problema della traduzione nel caso di Marx è un problema serio. Ma la seconda ragione è che questa traduzione è condotta sull'edizione critica delle opere di Marx ed Engels in lingua originale, che si chiama Mega 2, Marx, Engels, Gesamtausgabe. Esattamente. Questa edizione critica, la Mega 2, perché ci fu una Mega 1 negli anni 30, e chi ci lavorava non fece una brutta fine, per intervento anche di Stalin. Questa Mega 2 è organizzata in quattro grandi sezioni. La seconda contiene tutti gli scritti preparatori del Capitale e le varie versioni del Capitale. Ciò che è significativo è che questa seconda sezione della Mega 2 si sta concludendo, o forse si è conclusa da pochissimo adesso. È purtroppo in tedesco, ma noi siamo la prima generazione che può leggere tutti gli scritti economici di Marx relativi al Capitale nella sua interezza. In questo nuovo, esempio di traduzione di Marx, Roberto Fineschi ha un primo volume in cui traduce il Capitale, un secondo volume in cui ci sono altri testi legati al Capitale e una serie di apparati critici. Io consiglio, per chi riuscisse a metterci le mani, di leggersi l'introduzione.
dall'introduzione sia una versione, diciamo così, una versione aggiornata e rigorosa di quella che è stata la storia degli studi di Marx e della Capitale. È importante dirlo prima di, come dire, mettersi a cercare di nuotare nel Capitale di Marx, perché questa storia aiuta a capire alcune cose. Nel 1844 Marx scrisse per sé degli appunti che sono stati poi pubblicati in Unione Sovietica nel 1932 e sono stati diffusi in Occidente sostanzialmente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sono i manoscritti economico-filosofici di Marx. A quell'epoca Marx non sapeva granché di economia. È un'opera interessantissima, ma dal punto di vista della riflessione economica di Marx non è da assumere come un punto di riferimento privilegiato. Successivamente Marx, nel corso degli anni 40, ha scritto contro Proudhon nel 1847 in francese per una volta La miseria della filosofia, e poi ha fatto in quegli anni una conferenza che è stata pubblicata nel 1849 Lavoro, salariato e capitale. Tutte queste opere degli anni 40 vedono Marx sostanzialmente ancora seguace della teoria economica ricardiana, che critica politicamente, ideologicamente, filosoficamente. Come ho detto prima, Marx inizia gli studi usando la British Library, gli studi di economia in modo serio dal 1850. Ci sono una serie di quaderni di appunti e così via, che peraltro sono nella quarta sezione della Mega 2 e non nella seconda. La vera storia del Capitale, come vi ho anticipato, inizia con questo manoscritto del 1857-58, i Grundrisse. Io mi scuso con chissà il tedesco, perché così mi viene quasi tutti i miei accenti e qualche volta il dettaglio delle parole tedesche saranno sbagliati. Alla fine di questo manoscritto 1857-58, che in modo interessante inizia dalla moneta, meglio dal denaro e non dal valore, alla fine di questo manoscritto Marx è pronto per buttare giù la prima opera veramente matura che pubblica nel 1859, ed è Per la critica dell'economia. Si tratta di un'opera in cui lui tratta solo le categorie della merce e del denaro, non tratta ancora la categoria del capitale. Visto che gli chiedevano, credo, anche un certo ammontare di pagine, che si era pagati sulla base delle pagine che si producevano, Marx aggiunge alla fine del capitolo della merce, alla fine del capitolo del denaro, una sorta di storia delle teorie precedenti sulla merce e sul denaro. La pubblica quest'opera, credo che non abbia avuto molto successo, ma l'intenzione di Marx è ovviamente di proseguire, e lo fa tra il 1861 e il 1863 scrivendo un lungo manoscritto che ha sostanzialmente lo stesso titolo, Per la critica dell'economia politica, lungo manoscritto che poi è stato pubblicato nella Mega 2 per la sua interezza come Manoscritti economici 1861-1863. Questo manoscritto lo inizia dal Capitale, dalla trattazione del Capitale. Quindi la sua idea è: io ho pubblicato Per la critica dell'economia politica su merce e denaro, adesso vado avanti. Dopodiché, nel corso della stesura di questo testo, a un certo punto, per ragioni occasionali, sarebbe anche divertente raccontarle, lui sostanzialmente deve restituire un libro e a quel punto lo legge, e questo gli dà lo stimolo per partire a fare una digressione di storia della teoria. Questa digressione prende, credo, 1400-1500 pagine, se non di più, e verrà poi pubblicata da Kautsky nel 1905 sotto il titolo
di teorie sul furore. È un'edizione problematica, questa è uno sembra una storia della teoria, allora Kauski la mette in ordine storico, cioè lavora sul manoscritto, non lo pubblica così com'è. Verrà poi ripubblicata in URSS negli anni 50, credo, in forma critica ma non perfetta, viene poi ripubblicato nei manoscritti 1861-63, i quali, nella loro interezza, i quali comprendono però anche una parte successiva di Marx in cui lui svolge dei temi che saranno i temi del libro secondo e del libro terzo del Capitale. A questo punto Marx cosa fa? Si mette a scrivere per pubblicare e fa un altro manoscritto. Voi forse mi direte, per fortuna, quest'altro manoscritto che scrive, se ricordo bene, tra il 1864 e il 1865 è andato disperso, la parte in particolare relativa al primo libro. Nel frattempo però una parte è rimasta ed è stata pubblicata alla fine degli anni 60 in Francia, in Italia e poco prima in Germania. È il cosiddetto capitolo sesto inedito, o risultati del processo immediato di produzione, credo sia il titolo poi che è stato dato al manoscritto all'inizio. Capitolo sesto perché in questo manoscritto Marx non divideva come nel libro che andremo a leggere per parti o sezioni, ma divideva per capitoli. E in quel manoscritto non c'era la parte dell'accumulazione che poi ci sarà nel primo libro. La cosa interessante è che in questa fase Marx scrive dei manoscritti che poi saranno pubblicati da Engels dopo la morte di Marx come secondo libro del Capitale, e scrive anche, pressoché la sua interezza, il terzo libro del Capitale. Vi dirò fra un attimo i titoli di questi vari libri, ma il punto essenziale che dovete avere a mente è che poi Marx finalmente si decide a fare la versione che pubblicherà nel 1867 del primo libro del Capitale. Lui, quando scrive il primo libro del Capitale, ha già scritto in buona parte del secondo libro del Capitale e sostanzialmente il terzo libro del Capitale per come noi lo conosciamo. Non è che i manoscritti del secondo e del terzo libro sono stati scritti successivamente. Questo è importante perché critici successivi hanno detto: ah, ecco, Marx nel secondo libro, nel terzo libro si accorge di alcune cose che quando aveva scritto il primo libro non sapeva. Dopo il 1867 non inseguirò troppo la storia di questi manoscritti, ci sono dei manoscritti importanti che finiranno nel secondo libro del Capitale c'è qualche manoscritto che integra i temi del terzo libro del Capitale. Il secondo e il terzo libro del Capitale sono pubblicati da Engels dopo la morte di Marx. Marx, non ve l'ho detto, non ve lo dico adesso, è nato nel 1818 ed è morto nel 1883. Il libro secondo viene pubblicato nel 1885, il libro terzo nel 1893. Dovete tenere presente che noi dobbiamo essere grati a Engels per il suo lavoro, perché adesso noi abbiamo la possibilità di leggere i manoscritti di Marx così com'erano e ci possiamo rendere conto che il secondo e il terzo libro che noi leggiamo sono in larga misura una invenzione di Engels. Non lo dico in termini negativi, ma da manoscritti che sicuramente Marx avrebbe rivisto e non sappiamo come ha tirato fuori qualcosa di pubblicabile. A questo punto voi direte: beh, però almeno oltre per l'economia politica nel 1859 abbiamo un altro libro che ci è rimasto pubblicato
da Marx, che è il primo libro del Capitale, quindi quel libro dall'inizio alla fine è un'opera compiuta a cui possiamo fare riferimento. Purtroppo le cose non sono così semplici, e questo riguarda per noi direttamente l'inizio del Capitale e i primi capitoli che andremo a leggere. Perché Marx pubblicherà una seconda edizione tedesca, e prima della seconda edizione tedesca presiederà ad una edizione francese in vita. Marx non è contento della prima edizione tedesca e vuole apportarvi dei cambiamenti. In realtà non è contento già quando la sta per pubblicare. Marx dice, e questo più che una minaccia è un avvertimento a tutti i presenti, Marx sa che la prima parte del Capitale, i primi tre capitoli per quel che ci riguarda, è particolarmente complessa, è particolarmente complicata. Quando fa la prima edizione gli viene fatto notare che il primo capitolo, per la sua terminologia dialettica, è molto difficile. Allora decide di scrivere un'appendice, in qualche modo popolarizzata. Quindi noi già nella prima edizione del Capitale abbiamo due versioni dell'inizio dell'argomento di Marx: il primo capitolo e la appendice, intitolata credo La forma di valore. Quando si dà la possibilità di una traduzione in francese, ci sono una serie di vicissitudini. La cosa importante è che per il pubblico francese il testo viene reso in una traduzione che perde molto dell'articolazione dialettica del tedesco. È anche molto più leggibile. Marx però è singolarmente conciliante rispetto a questo fatto. La cosa che lo preoccupa è che l'edizione francese, che esce tra il 1872 e il 1875, esce in come un fogliettone a puntate, e Marx la rivede strada facendo. In ogni caso, in quel periodo spedisce una lettera a un corrispondente francese in cui dice: questa idea del fogliettone è una cosa bellissima, ha però un problema. Io conosco il pubblico francese, che è sempre desideroso di arrivare alle conclusioni, magari alle conclusioni politiche, in fretta. Non è possibile fare così, e il pubblico francese non ama i ragionamenti astratti. Purtroppo il Capitale deve cominciare così. E usa la famosa frase: non c'è via maestra per le scienze, solo chi ha voglia di incamminarsi sui ripidi sentieri vedrà alla fine la luce. E così via. Come vedrete, questo è particolarmente vero. Quindi io, in questo ciclo di lezioni, io partirò con una lettura molto a ridosso del testo, e il primo capitolo ci prenderà forse due o più lezioni. Però la storia non finisce qui, perché quando Marx deve pubblicare l'edizione francese, visto che voleva cambiare dalla prima edizione tedesca, scrive, e visto che il volume incredibilmente era andato bene, ed era andato bene grazie al comune, all'improvviso credo ne avevano venduto 600 copie, decide di scrivere un manoscritto che è a nostra conoscenza da relativamente poco, per preparare la seconda edizione tedesca e per intervenire per l'edizione francese. Quindi voi vi rendete conto che dell'inizio del Capitale noi abbiamo, per la critica dell'economia politica sul mercenario, il primo capitolo della prima edizione tedesca, abbiamo l'appendice della prima edizione tedesca,
4. Abbiamo questo manoscritto, che viene pubblicato da Fineschi come manoscritto del 1871, se non vado errato, e poi abbiamo l'edizione francese. Marx si lancerà a dire: l'edizione francese, con tutti i suoi difetti, ha un valore scientifico autonomo, e dunque anche quelli che sanno il tedesco non si possono accontentare di aver letto la mia opera in tedesco e devono leggersi quella in francese. Poco dopo pubblica l'edizione, la seconda edizione tedesca. Che però viene pubblicata non tenendo conto di tutti i cambiamenti dell'edizione francese. I cambiamenti dell'edizione francese sono importanti anche per parti successive. Lo dico per chi ne sapesse qualcosa: la distinzione tra centralizzazione e concentrazione, Marx la chiarisce nell'edizione francese. A questo punto lui vorrebbe, in una terza edizione tedesca, inserire dei cambiamenti. E li appronta una lista di possibili cambiamenti. Il fatto è che la terza edizione tedesca la si potrà pubblicare solo dopo la morte di Marx. Quindi la terza edizione tedesca del Capitale è opera di Engels, che in parte segue i consigli di Marx, in parte no. Poi c'è una quarta edizione tedesca in cui Engels fa qualche altro cambiamento marginale, introducendo altri cambiamenti di Marx. La morale della storia qual è? È che anche il primo libro del Capitale non è compiutamente opera di Marx. Quindi, a mio parere, ha ragione Fineschi quando dice: il Capitale è un'opera incompleta e sostanzialmente allo stadio di un torso. Io ho parlato di tre libri del Capitale. In realtà Marx aveva formulato un primo piano di pubblicazione del suo lavoro. Il primo piano lo aveva pubblicato mentre scriveva il Condorisse, è del 1858, e dovevano essere sei libri. Il primo era Il Capitale, il secondo La rendita fondiaria, il terzo Il lavoro salariato, il quarto è Lo Stato, il quinto il commercio internazionale, il sesto è il mercato mondiale. Lui in realtà, se seguiamo questo piano, ha pubblicato una parte del primo dei sei libri. È possibile che lui abbia inserito dei temi, anzi sicuramente inserire, è certo che ha inserito dei temi dei libri successivi, ma lui voleva dedicare dei libri interi a questo progetto. Ma quando poi ripensa alla struttura, poco tempo dopo, individua un piano in quattro libri, non tre. Il primo è Il processo di produzione del capitale, è quello che andremo adesso a leggere. Il secondo è Il processo di circolazione del capitale. Il terzo è La configurazione del processo complessivo, che mette insieme produzione e circolazione. Per intenderci, visto che non ne parleremo in questo corso se non per accenni, nel secondo libro del Capitale Marx inizia descrivendo il ciclo del capitale secondo varie forme: il ciclo del capitale monetario, il ciclo del capitale produttivo, il ciclo del capitale, e chiude con i famosi schemi di riproduzione che alcuni impiegano per un discorso sulle crisi. Nel terzo libro, sulla configurazione del processo complessivo, lui per esempio inserisce temi come la determinazione dei prezzi capitalistici nella effettiva concorrenza capitalistica, oppure la caduta del saggio di profitto. Tra parentesi,
il tema della cosiddetta crisi da realizzazione è quella che alcuni chiamano, secondo me, non necessariamente intendendo bene Marx, la crisi dovuta al basso consumo delle masse, questi brani spesso vengono esattamente dai capitoli sulla caduta tendenziale del settore del profitto. Quindi a uno viene il dubbio che i due argomenti non siano completamente separati. Vi è la parte sulla teoria della rendita, vi è la parte sul capitale produttivo di interesse, quindi da dove origina l'interesse. Vi sono anche delle parti sul debito pubblico. Marx riteneva di avere effettuato alcune scoperte scientifiche originali, di cui era particolarmente orgoglioso. Una di queste era di avere trattato nel processo di produzione del capitale il plusvalore come un tutto, senza dividerlo tra profitto industriale, rendita, interesse e così via. Lo suddivide appunto nel terzo libro del capitale. Il primo è il processo di produzione del capitale e il quarto libro, vi chiederete voi, il quarto libro era intitolato in questo piano Per la storia della teoria. Quindi Marx intendeva fare qualche cosa del tipo del genere che aveva condotto in Per la critica dell'economia politica del 1859, cioè dopo aver trattato il suo tema, vedere come questo fosse stato discusso nella teoria che lo precedeva. Qualcuno identifica questo quarto libro nelle teorie sul plusvalore, ma questa ovviamente è una scommessa che non si potrà mai verificare. Prima di iniziare veramente alle 18, o iniziando veramente, diciamo qualcosa sul titolo dell'opera che andiamo a leggere. Il titolo è Il Capitale. Il capitale è non solo l'oggetto, ma come vedremo anche un soggetto con la S maiuscola, per Marx un soggettone, consentite la battuta. Ma vi è un sottotitolo. Il sottotitolo è Critica dell'economia politica. Allora bisogna capirsi immediatamente. Economia politica non ha il senso che ha assunto successivamente, in particolare fine 800 e 900. Non è soltanto il fatto che dalla fine dell'Ottocento, diciamo dal 1870 in poi, la teoria economica diviene economics, in italiano sarebbe economica, teoria delle scelte, la teoria di Barras, la teoria di Marshall, e potremmo continuare. Prima era economia politica, il termine viene da Montchretien, credo nel 1700, ma potrebbe essere 1600, mentre per l'economics, l'economica è la teoria delle scelte razionali, che per esempio ti devono e ti possono orientare, non solo ti possono, ma ti devono orientare nelle scelte, per esempio come sposarsi, fare figli, e così via. Ogni tema può essere trattato come un tema di scienza economica. La tradizione dell'economia politica trattava invece sotto il cappello dell'economia politica, che cosa? Il tema della produzione, circolazione e distribuzione della ricchezza delle merci. Il punto è che l'oggetto di analisi di Marx è l'intero, la totalità sociale capitalistica, e se volete per adesso possiamo dire capitalistica e borghese, una totalità che certamente ha una centralità dell'economia, ma che va analizzata come totalità e va analizzata in modo critico.
Ora, questa idea di economia politica potremmo tradurla, la traduzione non è perfetta, ma in scienza sociale critica. Tenete conto che perlomeno al tempo di Marx scienza e conoscenza si dicevano nello stesso modo, direi Wissenschaft. Allora, per chiudere su questo punto, in realtà quando Marx propone una critica dell'economia politica sta proponendo una critica della totalità sociale borghese che include al suo interno quello che noi oggi diremmo economia, sociologia, filosofia e argomenti addirittura politici, di teoria politica. È evidente che quando parliamo di totalità, per Marx il riferimento è Hegel. Dovremo lavorarci un po', perché per capire in che senso c'è questo riferimento ad Hegel dovremo arrivarci per passi. Hegel aveva detto che il tutto e l'intero, l'unica anticipazione che vi farò è che la mia impressione, anticipazione che probabilmente non verrà compresa per adesso, è che probabilmente è più nel vero Adorno nel dire che il tutto è falso. Ma questo in questo momento è appunto una diciamo così proclamazione da parte mia che non può essere argomentata. Hegel serve a Marx sicuramente nel metodo, nella composizione logica e nella esposizione del suo libro. Cosa vuol dire critica? Qui per una volta l'inglese è meglio delle altre lingue, mi pare, senz'altro dell'italiano, perché in inglese c'è una distinzione tra due termini che sono critique e criticism. Criticism lo renderei un po' brigativamente come il criticare delle posizioni in quanto sbagliate, in quanto contenenti errori. Critica è qualche cosa di diverso. In realtà critica, per riprendere un termine di un filosofo italiano, se così lo chiamiamo, di molto successivo, la critica recupera la verità interna della posizione che studia. Quindi in qualche modo vede nella posizione criticata un contributo alla conoscenza in questo caso della società e dell'economia capitalistica, e ne individua i limiti e ne propone un superamento. Quando Marx scrive critica dell'economia politica, ragiona secondo una movenza di questo genere. Non è possibile criticare direttamente, immediatamente il capitalismo, devo farlo criticando la teoria del capitalismo esistente. Lui distingue, come sapete, forse tra economia politica e economia volgare. L'economia politica, dove qui intendiamo una tradizione in cui esponenti principali sono Smith e Ricardo, aveva, dice Marx, lo vedremo questo nel primo capitolo, se ricordo bene stesso, l'economia politica aveva indagato e scoperto il nesso interno che vige nel capitalismo. Invece l'economia volgare si aggira tra le apparenze intese come parvenze. Un po' rozzamente, l'economia politica è scienza, sia pure scienza borghese, l'economia volgare non lo è. Però critica, e su questo chiudo, vuole dire anche un'altra cosa. Vuole dire che non è possibile criticare il capitale se questa critica non è iniziata praticamente, cioè se non ci sono stati nella pratica delle lotte che concretamente hanno mostrato che il capitale non è un pezzo di natura
ma è un pezzo di storia. E come ha avuto una nascita, così alla morte. Quindi il rapporto di Marx con l'economia politica come scienza è un rapporto circolare, per cui lui la riprende ma la critica, in qualche modo la critica dell'economia politica si traduce secondo me anche in un'economia politica critica e si traduce in una critica radicale del capitalismo. Ma allo stesso modo c'è un rapporto circolare tra Marx e le lotte, che allora vorrei ben definire operaie, comunque le lotte dei lavoratori e delle lavoratrici, perché Marx in qualche modo dipende dall'esistenza di queste lotte, ma idealmente vorrebbe contribuirci. Chiudo qui, diciamo, la parte di introduzione e inizio la lettura dal capitolo primo, che forse inizierà a scorrere. L'accordo che io ho con il gruppo introduttivo è che questo corso, queste lezioni, che all'inizio saranno una vera e propria lettura, procederanno in modo un po' pesante, cioè la mia esposizione iniziale sarà di un'ora e mezza, oggi forse anche un quarto d'ora in più, alla quale seguirà spazio per le domande, interventi. Io vi anticipo solo, ovviamente, se ci sono domande di incomprensione di quello che ho immediatamente detto e che non siano però domande interpretative o domande sulla realtà là fuori, che adesso non posso trattare, queste domande sono delle domande che potranno essere effettuate alla fine. Iniziamo. Il mio programma, allora, purtroppo qui c'è un elemento caratteriale, ma credo che sia proprio il testo così. Che cosa sta facendo Marx? Secondo me lo si vedrà solo avendo finito il capitolo quinto. Io intendo proporvi una lettura che guarda a quello che dice veramente Marx, non è necessariamente quello che pensa. Quello che dice Marx, così come lo dice, quindi non negando ambiguità e problemi. Dopodiché io proporrò una interpretazione in cui tirerò le fila di quello che Marx sta dicendo. Questo tipo di interventi però saranno non contemporanei alla lettura. Ci saranno dei momenti in cui io mi fermerò e dirò: secondo me Marx sta facendo questo. Poi magari ogni tanto ci sarà una interlocuzione con Marx, cioè magari Marx qui ha incontrato un problema, forse se ne potrebbe uscire in questo modo. Le interruzioni interpretative ci saranno sicuramente alla fine del primo capitolo. Fino alla fine del primo capitolo io sostanzialmente leggerò e commenterò, un po' alla fine del terzo capitolo, poi alla fine del quinto capitolo vi tirerò fuori la struttura del mio Marx. La mia lettura dei primi tre capitoli, in particolare del primo capitolo, è purtroppo una lettura complicata anche perché deve tenere conto del linguaggio filosofico di Marx, che è molto indebitato a Hegel. Io non sono un filosofo, dunque, così come mi scuso con i tedeschi, gli esperti di tedesco, per gli errori che farò, mi scuso anche con i filosofi per le sicure ingenuità
che ci saranno nella mia esposizione. Però questa, questa secondo me è la procedura inevitabile per leggere Marx. Il capitolo primo si intitola La merce, mentre la versione precedente si intitolava Merce e denaro. Scusate. Sì. È diviso in quattro parti, cioè ci sono quattro paragrafi numerati così da Marx, 1, 2, 3 e poi un quarto. In realtà il quarto capitolo, il quarto paragrafo, scusate, sul carattere di feticcio della merce è una sorta di tirare le fila da parte di Marx dei tre precedenti, non è l'aggiunta di un quarto elemento. Dal primo al terzo paragrafo invece Marx propone un filo interpretativo che in realtà considera sia la merce che il denaro, comincia dalla merce e procede alla deduzione, così dobbiamo chiamarla, del denaro. Il primo paragrafo si intitola I due fattori della merce, valore d'uso e valore, parentesi, sostanza di valore, grandezza di valore. Vi dico soltanto che precedentemente Marx titolava l'equivalente di questo paragrafo valore d'uso e valore di scambio. Perché ve lo dico? Perché la distinzione tra valore di scambio e valore è esattamente una distinzione tarda che non c'è ancora nella compiutamente nella prima edizione. In questo paragrafo Marx inizia a trattare il tema della sostanza e della grandezza di valore. La prima frase merita di essere letta così com'è, e dice: la ricchezza delle società in cui domina il modo di produzione capitalistico si manifesta fenomenicamente come una immane raccolta di merci, la merce singola come sua forma elementare. La nostra indagine comincia perciò con l'analisi della merce. Ora qui, per fortuna o per purtroppo, ci sono una serie di cose da dire. La prima è ricchezza. Ricchezza potremmo qui definirla rifacendoci ad Adam Smith: sono le cose comode e utili della vita. E da questo punto di vista la ricchezza è una categoria metastorica. Ogni tanto farò delle anticipazioni, voi ve le tenete lì da parte. La categoria di ricchezza non è la stessa cosa della categoria di valore. In qualche modo sono l'una opposta all'altra, a meno che non si dica che il valore è la ricchezza in forma caratteristica. Questo sarà una delle particolari di questo capitolo. Ricchezza qui vuole dire cose comode e utili. Potremmo dire cose materiali, ma non necessariamente legato a un elemento materiale. Seconda cosa, qui compare che cosa? Il termine modo di produzione capitalistico. Marx sta dicendo: io guardo la realtà che ho di fronte. Si potrebbe dire che questo è inizialmente, o almeno appare come un approccio fenomenologico che guarda i fenomeni. Marx dice: in questa società in cui vivo, che è una società capitalistica, c'è una immane raccolta di merci, c'è una circolazione di merci pressoché generalizzata, dietro cui certamente ci sarà stata una produzione. Quindi lui sta analizzando una società in cui lo scambio di merci è prevalente, ma questa società è una società capitalistica. Voi mi direte: ma perché ci dice quattro volte la stessa cosa? Perché una interpretazione molto diffusa, che ha ahimè come capostipite lo stesso Engels, ritiene che nei primi tre capitoli Marx stia trattando
di una cosiddetta società mercantile semplice, in cui c'è uno scambio generale di merci, uno scambio a un certo punto, uno scambio monetario, ma questo non riguarda il capitalismo, anzi descrive una società storica, un periodo storico molto lungo precedente il capitalismo. Questo non è ciò che ci dice qui Marx. Marx ci dice è una società di scambio generale di merci, ma è una società capitalistica. Dopodiché vi chiederete voi, ma per quale motivo il termine capitalistico, modo di produzione capitalistico o capitale scompare fino sostanzialmente tra il capitolo 4 e il capitolo 5? La ragione è che Marx ritiene che per capire la categoria capitale si debba prima avere introdotto logicamente la categoria merce e la categoria denaro. Dopodiché dice che per questa ragione dell'immane raccolta di merci lui si mette ad analizzare una merce singola come sua forma elementare, in una prefazione credo che dica come forma di cellula, dalla quale, come vedremo, si origina, diciamo, l'intero discorso di Marx su merce, denaro e poi capitale. Però ci sono due cose da segnalare immediatamente e su cui la traduzione di Fineschi è preziosa. Qui apro una parentesi perché non ho detto una cosa importante. Vi ho detto che è difficile trovare Fineschi, ma queste lezioni che vi faccio sono utili se voi avete letto comunque Marx. Va bene leggere anche le versioni precedenti. Perché le traduzioni precedenti? Perché si venga, perché io consiglio di venire con il testo e si seguano le considerazioni e i consigli che vi faccio strada facendo sui problemi delle traduzioni precedenti. Le traduzioni italiane precedenti a quella di Fineschi sono tutte molto problematiche. Questo non significa che la traduzione di Fineschi per me sia perfetta al 100%, quando ci saranno delle divergenze ve lo dirò, ma è sicuramente la migliore esistente, io direi, in Italia e nel mondo. Però le traduzioni italiane, comparativamente rispetto alle altre traduzioni, sono molto buone, anche quando sono sbagliate. E questo è vero per la traduzione spagnola pubblicata in Messico e questo è vero per la seconda traduzione francese. Sembra paradossale. Ci sono traduzioni inglesi buone? Sì. Io appunto all'inizio certi problemi delle traduzioni italiane li ho scoperti perché nella traduzione inglese trovavo delle cose che non c'erano nella traduzione italiana. Il punto è che le traduzioni inglesi, quindi quelle della lingua su cui viene svolto il dibattito internazionale, spesso a botta di guerre testuali, sono effettuate con il traduttore che prima comprende cosa ha detto Marx e poi lo dice con parole sue, non preoccupandosi di mantenere identità di traduzione alle categorie tecniche. Questo significa che se io trovo un errore nelle traduzioni italiane, questo errore è ricorrente. Io e il mio gruppo nel Capitale a Bergamo l'ho fatto studiando insieme agli altri l'edizione di Cantimori, che è una delle più diffuse degli editori punti. C'è un'edizione un po' migliore della UTET, in questo momento Maffi, di Bruno Maffi, però continua ad avere seri problemi, ma in entrambi i casi se voi trovate un errore, se capite dov'è l'errore, siete in grado abbastanza di leggere il testo così come forse lo pensava Marx. Perché vi dico questo? Perché qui ci sono
due parole o due espressioni che sono importanti. Sulla prima vi dico qualcosa con un certo dettaglio, sulla seconda mi limito per adesso ad un accenno. Qui si dice: la ricchezza della società in cui domina il modo di produzione capitalistico si manifesta fenomenicamente. Questo termine viene spesso tradotto con appare. Questo è vero in italiano, questo è vero in inglese, così. Questo termine fa riferimento al verbo e derivati erscheinen. C'è un altro verbo che è scheinen, che viene anch'esso tradotto con appare. Il problema è che i due termini, in particolare per Hegel, hanno un significato diverso. Per andare veloce vi dirò che l'erscheinen, o l'erscheinung se guardiamo al sostantivo, ha a che vedere con i fenomeni di superficie per come si manifestano. Ma in che senso? Nel senso che l'erscheinung è la manifestazione fenomenica necessaria dell'essenza, il modo attraverso cui quest'ultima non può che apparire a livello fenomenico. Un po' rozzamente, non è l'apparenza sbagliata, al contrario, è necessariamente l'apparenza di quell'essenza. Hegel diceva: l'essenza deve apparire, o in questo caso deve manifestarsi fenomenicamente. Scheinen o schein invece ha un senso diverso, lo vedremo più avanti, ma schein si rifà ai fenomeni di superficie come se in essi, mettiamo un po' in maniera semplice, forse semplicistica, ci fosse la verità, senza che ci fosse un legame ad un'essenza che si manifestano. In questo senso Scheinen non è apparire nel senso di manifestazione fenomenica, ma è sembrare, è una parvenza, è una manifestazione, potremmo dire, illusoria. Questo non è vero al 100% in massa, ma è vero, insomma, in larga misura. Cosa fa Fineschi? Fineschi decide di tagliare il nodo gordiano, quindi lui non usa mai apparire. Dice erscheinen, manifestazione fenomenica, e invece dice scheinen, parere. Con me troverete una convenzione un po' più elastica. Io potrò dire apparire, ma quando dico apparire mi riferisco alla manifestazione fenomenica, nel senso delle scheinen. Mentre quando io parlerò di schein, più che il termine parere, spesso utilizzerò il termine sembra, e quando dirò sembra è una parvenza, è un'apparenza illusoria. Voi potrete pensare che questa sia una cosa complicata, ma diventerà molto complicata, e diventerà molto più complicata perché nel modo con cui ragiona Marx, lui la totalità capitalistica la analizza a spirale. E quindi quello che a un certo livello dell'esposizione è una sciame, una manifestazione fenomenica delle cose così come sono, poi può diventare ad un livello ulteriore uno shine, quindi una parvenza. Quindi non è che ciò che è vero ad un certo livello dell'elaborazione. A complicare ancora le cose, ma questo lo vedremo, l'apparenza intesa come manifestazione fenomenica, che mostra, diciamo, l'essenza così com'è, e allora noi potremmo sederci tranquillamente tranquilli, Marx ci dirà che è
una Verrückte Formen, una manifestazione spostata delle leggi essenziali, spostata qui ha proprio il senso come di spostato spazialmente, ma anche come di spostato mentalmente. Quindi quello che sto dicendo è che il tipo di autore che noi abbiamo davanti ci dice: c'è un'essenza, io non posso parlare dell'essenza senza contemporaneamente vedere come si manifesta. E la manifestazione fenomenica necessaria che cosa è? È proprio così, le cose così come sono. Il problema è che le cose così come sono risulteranno essere un po' bizzarre, un po' pazze, un po' spostate. Allora, a questo punto Marx inizia la sua analisi apparentemente fenomenologica con l'analisi della merce. Qui non leggo, ma sono certo che Vincenzo scivolerà. A questo punto dice Marx, ma innanzitutto, questo non è un innanzitutto né temporale né per importanza, la merce, io me la rigiro, e che cosa è? È un oggetto esterno fuori di noi, una cosa. Marx qui ha in mente le cose materiali, ma potrebbe essere un servizio, potrebbe essere immateriale, che attraverso le sue proprietà, spesso viene tradotto con qualità, ma usa qualità diciamo genericamente come categoria generale, le proprietà sono le proprietà specifiche, soddisfa bisogni umani di genere qualsiasi. Allora, qualcuno di voi sa del titolo L'uomo senza qualità? La traduzione corretta dovrebbe essere L'uomo senza proprietà. Quindi, per primo luogo, ci dice Marx, la merce è un oggetto che poi lui ritiene per adesso essere un oggetto prodotto, che dà utilità, e in quanto dà utilità lui lo chiama un valore d'uso, soddisfa un bisogno, bello. Marx dice: a me francamente non interessa se questi bisogni provengono dallo stomaco o dalla fantasia, se sono autentici o se non sono autentici. Qui è totalmente irrilevante. Una merce deve essere un valore d'uso. Questo valore d'uso è attaccato ad un corpo, il corpo della merce. Allora, quando Marx utilizza, e lo dice, i termini valore d'uso e corpo della merce, li ritiene sostanzialmente intercambiabili, no? Anche se in realtà il punto è che c'è la merce che ha un corpo che in quanto ha e non può non avere utilità è un valore d'uso. Noi potremmo dire che lui sta parlando di beni, o forse anche beni e servizi se volete, di prodotti in senso generale. Allora, voi sapete, chi fa economia si parla di mercato dei beni, mercato dei prodotti. Questo Marx lo riterrebbe ideologico, perché in realtà stiamo parlando di una cosa che è la merce, in cui c'è il bene, c'è il prodotto, ma la storia non finisce lì. Non finisce lì perché c'è qualcos'altro che andremo a vedere subito. Ma prima un altro termine terminologico. Marx dice: il valore d'uso si rende effettuale solo nell'uso, ovvero nel consumo. Questo effettuale è un termine un po' strano, sicuramente reso diversamente dalle altre traduzioni in genere, ma sta dicendo una cosa molto semplice: il valore d'uso dà un'utilità, io questa utilità la vedo e la verifico soltanto nell'atto stesso del consumo. Però il termine effettuale non dice si rende reale. Perché non dice si rende reale? Dice effettuale, perché riprende una distinzione di Hegel tra Wirklichkeit e Realität,
dove Wirklichkeit è questa effettualità, può anche essere intesa come attualità, ed è la realtà di qualcosa nella misura in cui corrisponde al concetto. Ma nella realtà che, quindi è in questo senso necessaria, nella realtà concreta ci sono un sacco di elementi contingenti. Allora, l'operazione che fa Marx è di dire: io qui ti sto parlando della realtà attuale, effettiva, corrispondente alla cosa di cui effettivamente sto discutendo. Poi la realtà vera là fuori è piena di un sacco di cose che sono rumore e che ti confondono. Siamo ancora al valore d'uso. Cosa è il valore d'uso? Dice Marx, il valore d'uso di cui ti ho parlato è il contenuto materiale di quella ricchezza di cui ti parlavo all'inizio. Quale ne sia la forma sociale? Questa distinzione per Marx è importantissima, perché lui qui fa una apre una dualità tra contenuto materiale e forma sociale. Lui dice: beh, di ricchezza materiale, di valori d'uso, di beni, di prodotti, beh, quelli ce li abbiamo sempre. Io non distingo un'epoca storica dall'altra guardando immediatamente al valore d'uso, ma il modo con cui il contenuto materiale della ricchezza viene a realizzarsi in modo effettuale in una realtà storica dipende dalla forma sociale. Noi diremmo è storicamente determinato, ma è una resa un po' facile. E sostanzialmente il discorso teorico di Marx è un discorso molto attento al tema della forma sociale. Lui dice: questa cosa di cui ti sto parlando, che è il valore d'uso, il corpo della merce, è il portatore materiale di qualcos'altro, perché la merce è qualcosa che viene scambiata sul mercato. Se è scambiata sul mercato ha un valore di scambio, quindi il corpo della merce porta il valore di scambio della merce. Alcuni traducono destinatario, ma la traduzione corretta, cioè non destinatario, portatori materiali, depositario. Alcuni traducono è la depositaria materiale del valore di scambio. Cosa è questo valore di scambio? Perché se ci fermassimo qui ci chiederemmo: ma come mai Marx non ha iniziato dicendo valore d'uso e valore di scambio? Marx dice: in primo luogo il valore di scambio si manifesta fenomenicamente, sappiamo cosa vuol dire, come il rapporto quantitativo tra due valori d'uso diversi. Allora, come dirà dopo, io scambio un abito e della tela, l'abito e la tela sono valori d'uso diversi, c'è un certo rapporto quantitativo nello scambio. Io un abito lo scambio con 10 unità di tela o 20 unità di tela. Beh, se io mi fermo qui, che cosa vedo? Vedo un rapporto numerico tra due valori d'uso, e questo rapporto numerico varia continuamente nel tempo e nello spazio. Occhio alla frase successiva, perché è complicatina ma cruciale. Il valore di scambio pare perciò, questo pare significa sembra, è una parvenza illusoria, qualcosa di casuale e di puramente relativo. Oggi quello scambio ha quella proporzione quantitativa, ma potrebbe anche averne un'altra poco più in là o domani mattina. Un valore di scambio interno immanente alla merce, valore intrinseco, in francese non sarà perfetto, pare dunque una contraddizione a dietro. Sembra una contraddizione in termini. Quindi Marx sta dicendo: il valore di scambio
non deve essere qualcosa di casuale, puramente relativo, sta dicendo, sembra che sia solo una relazione tra due valori d'uso e che sia dunque un qualcosa che è puramente relativo e in cui non ha senso immaginarsi che dentro la merce ci sia un valore di scambio interno, immanente. Qualcuno, riprendendo una categoria di Riccardo che Marx usa raramente, ma qualche volta usa, parla di valore assoluto. Qui saremmo tentati di dire, allora Marx sta dicendo che no, poi in realtà il valore assoluto c'è. Le cose non sono così semplici, la risposta non è né sì né no. Citando il libro Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta, a un certo punto l'autore Robert Pirsig dice nella logica nostra c'è l'idea che ci sia una terza possibile risposta, la parola adeguata c'è in giapponese ed è mu. Né sì né no, la verità della risposta è troppo ampia per essere contenuta nella domanda, quindi in realtà tu devi riformulare la domanda. Questo pare proprio quello shine di cui vi dicevo prima. A questo punto Marx dice, ma se io guardo ad una merce, quella merce che stavo guardando, vedo che non ha solo uno, ha tanti valori di scambio, ma questi valori di scambio non possono essere del tutto casuali, devono avere una regola, devono essere sostituibili l'uno con l'altro. Se io scambio un abito con 10 unità di tela e con 5 unità del capitale di Marx, in realtà tra questi due valori di scambio ci deve essere un rapporto, devono essere i due valori di scambio qualcosa che mi esprime una uguale grandezza. Difatti Marx dice una cosa strana, valori di scambio validi, quindi ci sono dei valori di scambio che non sono validi, esprimono un qualcosa di uguale. Attenzione, perché questo validi, che poi tornerà anche come conta, viene dal verbo tedesco gelten. Gelten non significa avere valore, ci dice Fineschi, ma valere come, contare come, ci dice Fineschi dove. Un'altra cosa che mi sono dimenticato di dirvi è che nel secondo volume degli apparati Fineschi ha una nota sulla traduzione in cui spiega come traduce una serie di termini. Gelten significa valere come, contare come, valere come uguale. È il tema della validità e dovremo capire questa validità da dove viene. Seconda qualificazione di Marx, il valore di scambio non può essere altro che il modo di espressione, la forma fenomenica ci rimanda a quella manifestazione fenomenica, di un contenuto da esso distinguibile. Ci siamo? Ebbene, qui ci sono due cose da dire. Primo, modo di espressione, Ausdruckweise, credo che sia in tedesco. Io qui ho una colorazione diversa dalle traduzioni esistenti, inclusa quella di Fineschi. Quindi può essere totalmente una invenzione mia. Ma io ho l'impressione che non sempre, ma qualche volta, con il termine espressione, Marx stia parlando di qualcosa che dall'interno va verso l'esterno. Questo in qualche modo si lega all'idea del valore interno, valore immanente, valore intrinseco. Qui si dice il modo di espressione di un contenuto da esso distinguibile. Allora voi dite, contenuto, abbiamo visto prima, contenuto materiale. No, non può essere quel contenuto materiale. E che cosa è? Difatti il termine tedesco, che credo ci sia messo tra parentesi qua, forse in sua traduzione, è Gehalt. Io tenderei a leggerlo, ma questo di nuovo è una mossa mia, come una sorta di contenuto
preformato, quindi su cui c'è stato l'imprinting della forma sociale, almeno come aspettativa. C'è un autore che si è mosso su questa linea interpretativa, secondo la quale la forma è importante e fondamentale, ma in Marx l'espressione va dal contenuto alla forma. Questo autore è Isaac Yiddish Rubin, che è stato uno di quelli che ha lavorato alla Mega 1 ed è sparito negli anni 30, tra il 30 e il 31 è stato mandato, non so se in Siberia, e poi è stato fucilato. A questo punto Marx estende un po' l'analisi dalla merce singola. Io non vi ho detto cosa significa singola, ve l'avevo preannunciato, ma non ve lo dico neanche adesso. Vi dico soltanto che purtroppo questo termine singola Marx probabilmente lo usa in uno schema che rimanda anche la singolarità alla particolarità e alla universalità, di nuovo categorie hegeliane. Per adesso non abbiamo bisogno di perderci troppo tempo, ma ahimè, quando arriveremo al terzo paragrafo vedremo che è tutto costruito su singolare, particolare e universale o generale. A questo punto Marx dice: lasciamo perdere la merce di cui vi ho parlato prima, grano, e prendiamone, oltre al grano, cioè non lasciamo perdere, non rimaniamo fermi al grano, prendiamo anche il ferro, grano e ferro. Allora, uno che ha studiato economia negli anni 70 o negli anni 60 o che ha buone letture si ferma e dice: io questa cosa non c'è vista. C'è un libro di un economista italiano del 1960 che si chiama Produzione di merci a mezzo di merci, e comincia esattamente dal grano e dal ferro. Sarà casuale? Probabilmente no. Ma c'è un'altra cosa che c'è da dire. Quando Marx impiega grano e ferro erano merci importanti e politicamente rilevanti, come sarà la tela e l'abito per un paese come l'Inghilterra a forte centralità dell'industria tessile. In qualche modo le merci di cui parla Marx, anche quando sembra che stia facendo un discorso astratto, sono merci politicamente rilevanti. C'è un altro interprete che ha sottolineato l'impostazione, diciamo, operaista dei tempi buoni, ha sottolineato questo aspetto dell'analisi di Marx, si chiama Henry Cleaver, e il libro è Reading Capital Politically. Qualunque sia il loro rapporto di scambio tra grano e ferro, esso è sempre esponibile in una uguaglianza in cui un dato quantum di grano viene posto uguale a un qualunque quantum di ferro. E poi fa un esempio. Beh, qui ahimè abbiamo almeno due cose da mettere in evidenza. Abbiamo detto scheinen, sembrare o parere. Abbiamo detto erscheinen, apparire o manifestare fenomenicamente. Qui c'è questo strano termine che è esponibile. Io sono un po' meno rigoroso di Fineschi. Mi andrebbe bene anche una cosa tipo viene esibito. L'affezione per esponibile è che con Scheinen ed Erscheinen sta dentro proprio un discorso hegeliano, in tedesco è Darstellen, e questo vuol dire esporre. È come se io stessi esponendo l'intero, un intero in cui c'è questo rapporto tra l'essenza e l'apparenza fenomenica. Allora, la mia analisi mi induce ad esporre l'intero. Per adesso vediamo anche un'analisi scientifica e teorica. Se io mi fermo alla superficie, non guardando il rapporto con il
fenomeni di superficie, non guardando il rapporto con l'essenza o la parvenza. Se io gli stessi fenomeni li guardo mettendo, vedendoli come in rapporto con l'essenza o la manifestazione fenomenica o il fenomeno, se io guardo all'intero processo come una totalità in cui questo avviene, ho la Darstellen, l'esposizione o esibizione. Di che cosa? Di una uguaglianza. Alcune traduzioni rendono il termine uguaglianza con equazione, ma qui non c'entra equazione, perché l'equazione è qualcosa in cui ho due espressioni algebriche a sinistra e a destra, in cui l'eguaglianza vale solo per certi valori delle grandezze incognite. Qui quello che sta a sinistra e quello che sta a destra sono identicamente uguali. Non c'è, stiamo parlando in questo momento ancora dal punto di vista quantitativo. Quando poi questo qualitativamente uguale sarà stabilito, arriveremo alla loro definizione quantitativa, che però non è da porsi in termini, in questo modo, del ragionamento di equazione. A che ci sono, ci sarà utile molto più in là, ma in realtà questa terna Schein, Erscheinen e Darstellen va completata con un altro verbo, Vorstellen, e un altro sostantivo, Vorstellung. Vorstellen vuol dire rappresentare e Vorstellung vuol dire rappresentazione. Si tratta di quella rappresentazione mentale o concettuale. Io mi rappresento qualcosa come un'anticipazione ideale. Io sono un agente e percepisco così certi fenomeni, in questo caso le forme capitalistiche. Dove sta il problema? Il problema sta che Darstellen e Vorstellen da Cantimori sono, credo anche da Raffino, questo non me lo ricordo, sono tradotti nello stesso modo. Come rappresentare? C'è una nota che credo sia la nota all'inizio del capitolo 3, in cui come rappresentare viene anche tradotto quello che nell'italiano sarebbe l'essere rappresentante. Ora capite che si può utilizzare rappresentare per esposizione o esibizione, per rappresentazione intesa come anticipazione ideale e per essere rappresentante, che ne so, il prefetto può essere rappresentante dello Stato italiano, beh, allora c'è evidentemente un problema. Siamo arrivati comunque al fatto che nel rapporto tra grano e ferro si manifesta un'eguaglianza. E Marx dice, che cosa ci dice questa eguaglianza? Marx è partito dal fatto che vediamo delle merci. Adesso il rapporto tra merci ci dice addirittura qualcosa, parla a noi. Come vedrete successivamente, Marx spesso dice, ma questo come lo so? L'evidenza, l'esperienza. Cosa ci dice questa eguaglianza? Le merci ci parlano e ci dicono che tra di loro c'è un qualche cosa di comune, qualitativo, che è della stessa grandezza quantitativo. Quindi già vi viene in mente sostanza di valore, grandezza di valore, che esiste in due cose diverse. Su questo esiste, lui ci sta dicendo che esiste, ma come vedremo ci metterà molti punti interrogativi, perché dovremo capire che cosa esiste in un quartale di grano e altrettanto in quintali di ferro. Se esiste questo qualche cosa di comune, deve esserci una eguaglianza con un terzo, con una terza cosa che in sé e per sé non è né l'uno né l'altro, non è né grano né ferro. Quindi questo valore di scambio deve essere riducibile a una terza cosa. Lui sta parlando di un processo di riduzione. E questa terza cosa, come vedremo, è il valore.
A questo punto una frase che può passare inosservata, ma è abbastanza sconvolgente. Come valori d'uso, questi corpi delle merci, che Marx ci presenta anche molto materialmente, sono soprattutto di diversa qualità. Questo vuol dire, non seguirò questo tema ossessivamente, come lui lo ripete ossessivamente, di diversa qualità vuol dire che sono incommensurabili. Questo come valori d'uso, ma come valori di scambio possono solo essere di diversa quantità, quindi qualità contro quantità, e fin qui ci siamo. Non contengono le merci in quanto valori di scambio, non contengono neppure un atomo di valore d'uso. Dove stanno? È una cosa che non ha un atomo di valore d'uso e dunque non ha un corpo. È una realtà completamente non materiale. Però questo rimane lì, il tema ci tornerà fra un po'. Perché Marx dice: prendiamo il valore d'uso e mettiamolo da parte. Noi prescindiamo dal valore d'uso, astraiamo dal valore d'uso dei corpi e delle merci. Che cosa gli rimane? È un processo appunto di astrazione. Solo una proprietà, quella di prodotti del lavoro. Ma ha ragione, cioè qui c'è una cosa strana, cioè se noi guardiamo fuori dalla finestra non ci sono solo merci prodotte dal lavoro, non sono scambiati solo prodotti del lavoro, e non sono neanche scambiati in quanto prodotti del lavoro. Il quadro di un artista non dipende evidentemente, come la merce di cui sta parlando Marx, dalla quantità di lavoro, e ci sono delle risorse scarse non prodotte e così via. Questo è stato rimproverato a Marx da critici teorici, ma qui Marx sta facendo un discorso iniziale in cui lui sta dicendo una cosa, se volete, di buonsenso: la gran parte delle merci è prodotta da lavoro. Questo non copre la totalità, ma lui sta assumendo che sia così. Poi progressivamente nel terzo libro lui si preoccuperà di mostrare che vengono vendute delle cose, diciamo tra virgolette, che hanno un prezzo, ma nei termini di Marx non hanno un valore. L'idea di Marx è: io questa cosa te la spiego dopo, io per adesso guardo al fenomeno rilevante di questa società. I beni e servizi, ma lui si concentra sui beni materiali, se volete, in quanto riproducibili. Bene, allora noi siamo partiti: merce, valore d'uso, valore di scambio. Dal valore di scambio ci siamo mossi con un processo di riduzione che ha individuato la merce come prodotto del lavoro. Ma di che tipo di lavoro? E Marx dice: se noi astraiamo dal suo valore d'uso, tutti i suoi costituenti sensibili sono scomparsi. E questo mi fa tornare alla mente il non un atomo di valore d'uso. Non c'è un atomo di valore d'uso, abbiamo fatto un'astrazione da tutto ciò che è di sensibile. Certamente per produrre i valori d'uso che hanno utilità occorre che ci sia stato un lavoro con certe proprietà, proprietà specifiche, proprietà particolari. Questo lavoro, Marx ci dice, io lo chiamo lavoro utile. Io non posso sommare le ore di un lavoro utile di carpenteria alle ore di un lavoro utile di un sarto, perché sono incommensurabili tra di loro, esattamente come sono incommensurabili i prodotti. Quello che dice Marx è che se però io astraggo dal valore d'uso, astraggo anche dalle forme concrete di questi lavori, quindi i lavori utili li potrei chiamare lavori concreti, e li riduco a un diverso genere di lavoro che Marx chiama lavoro umano uguale o lavoro astrattamente umano.
sempre dentro il lavoro umano, cioè di esseri umani. Non è che gli interessa il lavoro dei cavalli, per quanto possa essere importante, o delle bestie. Lui sta parlando del lavoro degli umani, in quanto uguale, ed è uguale in forza di una astrazione. Che tipo, che cosa sia questa astrazione, non lo sappiamo e non lo sapremo chiaramente, secondo me, se non forse avremo le idee un po' più chiare alla fine del primo capitolo. Questo processo di astrazione comunque non mi fa rimanere altro che la stessa spettrale oggettualità, una mera gelatina di lavoro umano indistinto. Qui c'è tanta bella roba che non corrisponde alle traduzioni correnti. Parto da oggettualità. Quando scrivo in inglese e voglio rendere oggettuale, me lo ricacciano sempre indietro, perché non si sa come renderlo. Effettivamente anche in italiano non è una frase, una espressione per nulla consueta. Qui il riferimento, ci dice Fineschi nella nota di traduzione, e di nuovo Hegel distingue oggettivo, objective, da oggettuale, gegenständlich. Il secondo termine, leggo da Fineschi, allude hegelianamente, dice Fineschi, al carattere oggettivo scientifico dell'esposizione dialettica. Gegenständlich letteralmente vuol dire qualcosa che sta di fronte, e Marx spesso lo usa per una oggettività che non è un'oggettività già data, un oggetto là fuori, ma è un oggetto che è posto là fuori in forza di un lavoro. Il verbo vergegenständlichen viene spesso usato, dice Fineschi, in relazione all'azione del lavorare, significa rendersi oggettuale, farsi oggetto che sta di fronte. Allora, quando troveremo questo strano termine oggettuale, sappiamo cos'è. Il lavoro umano indistinto per adesso è questo lavoro senza qualità. Più interessante e, se volete, o divertente o inquietante, è gelatina. Molte delle cose che vi dico io le ho scoperte, ma non le ho scoperte tutte in una botta sola. Cioè, il senso di Gallerte prima no, come gelatina, l'ho intuito in un certo modo e mi si è chiarito progressivamente con una serie di strane letture. Una è questa di tal Keston Sutherland, che ricorda, lui è sostanzialmente potremmo dire un critico letterario. Io vi ho detto che Marx è uno scienziato sociale totale, dove c'è economia, sociologia, le categorie filosofiche non come fondanti ma integrate, l'elemento politico, certamente vedremo, già ci rendiamo conto che a un certo punto della scrittura, vedremo che non solo fa citazioni letterarie colte, intriganti, divertenti, vedremo che il ruolo delle metafore è forte. Io però vi dico sinceramente, io queste non le vedo come metafora, cioè non mi sentirete dire che bel pezzo di letteratura, perché queste metafore secondo me in realtà sono esattamente la rappresentazione scientifica da parte di Marx dell'oggetto che sta studiando. In questo caso di cosa parla? Questo che è Tom Sutherland ci dice: Gallerte è adesso, e lo era ai tempi di Marx, il nome di un processo, non è soltanto il nome di un processo di congelamento o di coagulazione. Se voi andate sulla Treccani avete questo risultato: gelatina, prodotto di consistenza molle, avente la proprietà di dare per riscaldamento liquidi vischiosi, che poi per raffreddamento si rapprendono in masse più o meno dure. Noi questo
intanto lo acquisiamo, ma sto dicendo che c'è qualcosa di liquido che è stato reso liquido per riscaldamento, che dunque è un fluido. Questo, anticipo, è il lavoro che è estratto dalla forza lavoro. Poi per raffreddamento si rapprende in masse più o meno dure, e questo è il processo di oggettivazione, di oggettualità, per essere più precisi. Quello che dice Keston Sutherland è: attenzione, che però oggi, ma ancora di più ai tempi di Marx, dovremmo dire, Gallerte è il nome di una merce particolare. Questa merce è questa massa semisolida, tremolante, che sostanzialmente, qui in parte prendo da lui, in parte da Treccani, deriva dall'idrolisi del collageno, credo che si dica, costituente proteico della pelle e delle ossa degli animali, preparate industrialmente con vari metodi dalle ossa sgrassate. E quello che ci dice questo Keston Sutherland è che in realtà questa carne, queste ossa, questo tessuto connettivo e così via, in qualche modo si vede ancora in questa merce che viene acquistata soprattutto dalle classi popolari per mangiare. Dice Keston Sutherland: Marx non vuole solo istruirci, neanche dare un sapore letterario alla sua teoria, quello che vuole fare è produrre nel lettore una leggera sensazione di schifo, la metterei così. Sta dicendo: questo lavoro è a questo stadio che non è di totale, diciamo, finale oggettività, ma ancora ha in qualche modo le tracce delle ossa, del sangue e così via. Secondo me il limite di Sutherland, che non è un limite al momento in cui noi stiamo leggendo, è di vedere il termine Gallerte e collegarlo semplicemente al momento del consumo delle merci e non al momento del consumo del lavoratore, di cui ci parlerà Marx appunto dal capitolo quinto in poi. Abbiamo detto di oggettualità, abbiamo detto di gelatina, però c'è un'altra cosa impressionante: la stessa spettrale oggettualità. Quindi per la terza volta abbiamo il tema che c'è qualche cosa che non ha un atomo di valore d'uso, che è spogliato di ogni elemento sensibile e che è ridotto ad uno spettro, se volete a un fantasma. Comincia a profilarsi la situazione in cui, quando io guardo alla merce singola, io di lì riesco a recuperare, a vedere un valore d'uso, comprendo che ci deve essere un qualche cosa che rende uguale questa merce alle altre merci. Questo qualche cosa lo definisco valore e lo riconduco al lavoro, ma questo qualche cosa, a stretto rigore, non esiste, perché il fantasma non esiste. Il fantasma, per esistere, ha bisogno di prendere possesso un corpo, e il primo capitolo, i primi tre paragrafi del primo capitolo sono questa storia, sono la storia del fantasma che prende possesso di un corpo. Sembra una storia gotica, ma è una storia gotica, perché Marx, lettore di Mary Shelley e appunto di queste ghost stories, si rifà direttamente a questo tipo di immaginario, questo lavoro umano indistinto. Marx dice: dispendio di forza lavoro umana
senza riguardo alla forma del suo dispendio. Cosa vuol dire dispendio? Vuol dire spesa, erogazione di forza lavoro umana. Allora, proprio tre cose: gli esseri umani che hanno una forza lavoro e che quando questa forza lavoro, chiamata negli scritti precedenti, avevo chiamato capacità lavorativa, quando viene messa in atto e quando viene usata, questa diventa lavoro. Quando Marx impiega il termine lavoro, forza lavoro e Arbeitskraft, capacità lavorativa e Arbeitsvermögen, quando parla di lavoro, quando usa il termine lavoro, Arbeit, nel Capitale, secondo me quasi sempre intende lavoro vivo, cose lebendige, Arbeit, come il fluido. Se voi tornate indietro ai Condrisse, c'è una ricchezza di discussione su queste categorie e in particolare sul lavoro vivo, che però dal mio punto di vista ha il problema di una certa variabilità di uso da parte di Marx di questi tempi. Il bello del Capitale, e in particolare il bello della lezione che leggiamo, è che in qualche modo le categorie hanno trovato il loro posto. Come forse voi sapete, molte delle discussioni su Marx sono legate al fatto che alcuni autori preferiscono un'opera e altri preferiscono un'altra, che alcuni autori dicono che Marx vada letto secondo una linea di continuità, altri dicono che vi sono delle linee di frattura. Allora, ci sono quelli che leggono il Marx maturo a partire dai manoscritti economico-filosofici del 44, gran parte del marxismo umanista del secondo dopoguerra, quando uscirono in Occidente i manoscritti economico-filosofici del 44, ha preso questa strada. Altri ritengono più ricchi i Grundrisse, rispetto al Capitale. Quando io ho cominciato a studiare, era il 1971 universitario, nel 1971, da pochissimo era stato tradotto in italiano in Grundrisse, gli elementi fondamentali della critica economica politica, e il capitolo sesto in medio. Quindi la nostra generazione, la mia generazione, è stata molto influenzata da quella lettura, come lo è stato per esempio un certo operaismo, in particolare Tony Negri, che ritiene che i Grundrisse siano molto meglio del Capitale. Altri autori sulla base di altri argomenti hanno lo stesso tipo di giudizio. Apro una bellissima parentesi: quando una traduzione avviene è importante per capire la discussione nei vari paesi. Nel dibattito anglosassone il Grundrisse e il capitolo sesto inedito circolano dopo 73-76, una cosa del genere. È troppo tardi, perché il capitolo sesto inedito e il Grundrisse in Italia, in Francia, in Germania sono usciti poco prima o in contemporanea con le lotte studentesche e le lotte operaie. Nel caso dell'Inghilterra sono arrivati al babbo morto, e quindi la discussione su questi testi è relativamente arretrata. Il mio tipo di atteggiamento è continuista al contrario. Io non penso che ci siano grossissime fratture, ma penso che siano utili i testi precedenti se li leggo a ritroso, a partire dal Capitale. Cioè, a partire dal Capitale posso capire in che modo alcuni temi dei manoscritti si sono modificati, in che modo alcune categorie. Allora, per esempio, questo perché è rilevante? Perché quando voi leggete la letteratura, la letteratura spesso di carattere post-operaista, questo tipo di letteratura utilizza il lavoro vivo come se volesse dire tutto, come se volesse dire l'essere umano in quanto tale, per esempio, come se volesse dire la forza lavoro. Per me vuol dire specificamente l'attività lavorativa. Quello che io da questo testo derivo
è che bisogna distinguere gli esseri umani come portatori viventi della forza lavoro, la capacità lavorativa o forza lavoro come proprietà degli esseri umani, ma nel capitalismo gli esseri umani sono visti come nella loro qualità solo appunto di portatori. La forza lavoro non è tanto la loro proprietà, ma loro sono considerati soltanto in quanto abbiano quella qualità. La forza lavoro in atto è lavoro in attività movimento, e poi c'è questo lavoro coagulato nella forma della gelatina. Quindi attenzione a quando si usa il termine lavoro, perché spesso noi utilizziamo il lavoro per dire lavoratori, per dire forza lavoro, per dire attività lavorativa, così in massa non è così. Marx ci sta proponendo uno sguardo all'indietro, dal prodotto come merce ha cominciato alla produzione di merci, dalla merce come valore al lavoro astratto, è andato dal reificato alla reificazione. In 3 minuti chiudo e apriamo eventualmente alla fine. Marx dice: come cristalli di questa sostanza sociale a loro in comune, esse, le merci, sono valori delle merci. Allora qui abbiamo una prima definizione di valore, non rimarrà l'unica, ma valore è cristallo di questo lavoro umano indistinto. Andatevi a guardare le definizioni di coagulazione e cristallizzazione, vedrete sempre questo movimento dallo stato fluido allo stato solido. L'elemento interessante è che la sostanza sociale di cui stiamo parlando è comune alle merci. Non sta parlando di una sostanza sociale che è dentro la merce singola, perché appunto dentro la merce singola io ho solo la soggettività. Lui sta parlando di valori al plurale e sta parlando di valori delle merci al plurale. In questo capitolo spesso dirà valori, utilizzerà l'espressione mondo delle merci. Questa sostanza comune, dirà a un certo punto, non solo non ha niente di materiale, ma è puramente sociale. A questo punto, dice Marx, io cosa ho fatto? Sono partito dal valore d'uso nella sua dualità con valore di scambio. Di lì ho derivato il valore, di lì ho derivato quello che possiamo definire lavoro astratto. Marx testualmente dice: il progredire dell'indagine ci riporterà al valore di scambio. Lui cosa fa? Merce, valore d'uso, valore di scambio. Valore di scambio viene dal valore e il valore viene dal lavoro astratto. Lui dice: l'indagine mi riporterà dal lavoro astratto al valore di scambio, che è un modo di espressione necessaria, ovvero forma fenomenica necessaria del valore. Ma te lo devo mostrare, io per adesso non te l'ho mostrato, ho fatto solo una riduzione. Dice: però sono contento di averlo fatto, perché io in prima battuta dovevo considerare il valore indipendentemente dalla forma del valore. Quindi Marx ci ha detto a ripetizione: guarda che c'è una forma del valore, io non posso parlare di valore se non parlo della forma di valore, ma questa forma di valore per adesso non è esistita. Se io mi fermassi qui, potrei tirare fuori una teoria del valore lavoro, dove mi immagino che il valore lavoro riconduca al lavoro e sia già lì dentro la merce singola come qualche cosa di esistente. Non è quello che ci dice Marx. Io interrompo.